Amici del Trentino delle Meraviglie, oggi vi porto in Valle dei Mocheni, ma soprattutto vi racconto la storia di alcune donne davvero speciali che hanno avuto la forza e anche il coraggio di dare un cambiamento alla propria vita e quindi di fare della loro passione anche un lavoro. Cominciamo da qui, dal Maso del Saro. Ciao Vea, vorrei che tu ci raccontassi subito come arrivi qui in questo maso a 1000 metri d'altitudine, in un posto selvaggio e incontaminato, bellissimo ma anche immagino difficile. Sì, allora io arrivo qui ormai 20 anni fa e per un motivo che forse è il più classico di tutti, cioè per amore. Quindi io cosa come... che io amo, ovviamente, l'amore è sempre una forza, un motore che muove molto. Esatto, a me mi ha mossa veramente tanto perché mi ha portata dal mare alla montagna, nel senso che, come potete sentire dall'accento, non sono trentina, ma sono toscana. E dalla Toscana, appunto, per amore, mi sono spostata in Valle dei Mocheni, al Mas del Saro. Ormai sono 20 anni che sono qua e la mia famiglia è qua, i miei figli sono nati e cresciuti qua, quindi diciamo che mi sento un po' mochena d'adozione. Una scelta di vita sicuramente, poi anche un cambiamento sul lavoro, proprio dando vita anche negli ultimi anni alla parte, oltre che dell'azienda agricola, proprio dell'agriturismo e quindi della cucina, una cucina anche molto particolare. Sì, infatti il nostro intento è sempre stato fin dall'inizio di riportare questo posto ad essere quello che storicamente era sempre stato, infatti si chiama Mas del Saro proprio perché era un maso. Per maso si intende proprio questa unità, diciamo, familiare, in pratica quasi autosufficiente, dove vengono prodotti diverse cose che servono al sostentamento della famiglia. Quindi noi siamo partiti con questo intento poi si è trasformato, diciamo, in una piccola azienda agricola non specializzata, per cui noi produciamo diverse cose, quindi abbiamo un po' di orticole, abbiamo un po' di animali, abbiamo le api per il miele, abbiamo un po' di piccoli frutti, insomma di tutto un po'. E a un certo punto ci siamo resi conto che, pur essendo un posto molto piccolo, avevamo veramente una grandissima ricchezza di prodotto. E partendo dalla mia passione per la cucina, abbiamo deciso di offrire queste cose anche a chi ci viene a trovare. Io ho tanti anni che seguo la storia sia della tua famiglia che poi dell'attività e quindi insomma ho avuto modo anche di vedere questa evoluzione bellissima, secondo me anche proprio dal punto di vista, non ti dico morale, ma comunque il fatto di essere sempre coerenti con un pensiero che si evolve anche nel tempo. Sono venuta qui tante volte a mangiare e sono curiosa di sapere cosa ci hai preparato oggi. Allora, oggi vi ho preparato, diciamo, un po' una piccola merenda dove protagonista è il pane, che è uno dei nostri prodotti, diciamo, di punta. Io sono una grande appassionata di pane e di panificazione, lo facciamo solo con la pasta madre, quindi ci sarà questo e poi anche un piccolo antipasto, sempre a base di pane di segale, tra l'altro una segale che viene da qui vicino, dall'altopiano di Pinè, con tutti i nostri prodotti dell'orto e del giardino sopra. E a proposito di pane, una delle tue ultime fatiche, ormai in realtà ne sono successe anche poi anche a seguire, ma comunque il grande successo del tuo libro proprio dedicato alla pasta madre, un bel modo di raccontare la tua attività e anche la tua famiglia. Sì, è vero, quando mi è stato proposto di scrivere un libro sulla pasta madre mi sono chiesta diciamo, che cosa avevo io da dire in più o di diverso rispetto ai tantissimi bellissimi libri che ci sono già su questo argomento e l'idea è stata proprio quella di raccontare non solo le nostre ricette ma quello che il pane ha significato nella mia vita e quello che tuttora significa. Devo dire che nella mia storia il momento in cui ho iniziato a fare il pane in casa è stato proprio un momento di svolta e io volevo proprio trasmettere questo significato proprio
profondo di questa attività, di questa passione. Tu lo sai che io ti seguo spesso e volentieri anche sui social e sono molto contenta di come hai trovato il tuo canale, la tua modalità per raccontare appunto il maso, di raccontare la tua cucina e raccontare anche la tua vita, valorizzando poi e facendo conoscere una realtà che difficilmente avrebbe avuto altrimenti eco. La Valle dei Mocheni, io lo dico sempre, non è sufficientemente valorizzata, speriamo che prima o poi questa cosa cambi, ma io l'ho raccontata proprio anche per questo motivo e spesso e volentieri perché contiene delle storie bellissime, oltre che delle persone che hanno molto da dire, e quindi so che arrivano un sacco di persone anche da fuori Trentino. Sì, sì, questa è veramente una cosa che mi colpisce sempre, anche se ormai è diverso tempo. Io sono su Instagram, soprattutto lavoro su Instagram. Dico lavoro perché in effetti ormai è un po' una parte del mio lavoro, è quella proprio di far conoscere la nostra realtà. Come hai visto, non siamo proprio sulla strada principale, quindi bisogna cercarci e conoscerci per trovarci. E in questo i social mi hanno aiutato molto e mi ha colpito e mi colpisce tutt'oggi il fatto che persone che magari incontro tra virgolette virtualmente a un certo punto si presentano alla mia porta e mi abbracciano e mi dicono ciao Bea e me lo dicono, è come se ti conoscessi già, e questo veramente tutte le volte mi crea un'emozione incredibile. E in più è vero che negli ultimi tempi sono arrivate qui molte persone grazie proprio ai nostri racconti quotidiani della vita al Maso e della vita in valle, incuriosite, magari che andavano in vacanza in altri posti, hanno deciso di provare e conoscere la Valle dei Mocheni. D'altra parte le persone sono sempre più alla ricerca della bellezza, non tradizionalmente intesa o anche tradizionalmente intesa, ma soprattutto una ricerca di materie prime, come dire, coltivate, recuperate e tenute con amore. Cosa possono trovare le persone qui, oltre che i tuoi piatti? So che c'è anche una bella ricerca a livello di vini e poi si possono acquistare i prodotti fatti con la lana, quindi... Sì, diciamo che cerchiamo, tutto quello che noi proponiamo qui al Maso, cerchiamo proprio di farlo rientrare in questo nostro concetto proprio di circolarità, per cui quello che noi proponiamo appunto sia nei piatti sia nel piccolo artigianato, fondamentalmente la lana, che è un'altra delle mie grandi passioni, è tutto sempre molto pensato proprio per essere parte di questa circolarità della produzione, per cui cerchiamo proprio di produrre il più possibile qui al Maso e cerchiamo anche aziende con cui collaborare, penso appunto al vino che hai citato, che seguono un po' la stessa filosofia, quindi una produzione locale, proprio nel vero senso della parola. Se ne parla molto ultimamente ed è un bene che se ne parli, e riuscire ad essere circolari e locali e a chilometro zero è un lavoro di continua ricerca e di continua sperimentazione, quindi sì. Esattamente, e anche la grande forza di questo posto, così come gli altri posti qui collegati in valle, è anche questa rete molto forte che è stata tessuta tra donne appassionate, spesso e volentieri donne anche da fuori, le incontreremo tra breve, ma anche ci sono naturalmente delle donne trentine. E allora io, con l'invito appunto alle persone che ci stanno seguendo di venire qui e di provare con il loro palato e con i loro occhi a vedere quanta bellezza c'è in questo posto, direi di andare a recuperare Paola che è qua fuori, che mi racconterà un po' di cose belle da fare nei dintorni. Sicuramente, conoscendola, saprà stupirti ancora una volta. Questa è nosiola della Pravis, che ci piace sempre. Che ci piace sempre, va sempre bene anche alle 4 del pomeriggio. Ma certo. Soprattutto. Ma non sono le 11 adesso. No, esatto, esatto. Non ti passo. E questo è un calar di palù fatti con farina di segale e latticello. E questo è il nostro burro montato sato. Ecco qua.
qua. Che meraviglia! Qui questo abbiamo il nostro antipasto, che è un crostino di farina di segale, di pane di segale, quindi con cumino, semi di finocchio, proprio fatto tradizionale. Con, allora, abbiamo una crema di melanzane e pistacchi, il friggitello e tutte delle cosine che sono un po' la rappresentazione del nostro orto, del nostro giardino, quindi l'insalatina, gli zucchini gialli, un po' di fiori, i fagiolini, i pomodorini. È un toast evoluto. È un toast evoluto.